nuovo appuntamento con il mio vlog. Oggi è un piacere avere qui con noi il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare all'Università d'Annunzio Chieti Pescara. Ben trovato, professore. Grazie, buonasera. Insomma, lei è qui per rispondere per dare delle risposte alle affermazioni della dottoressa Anna Rita Iannetti, nota esponente Novax. Iniziamo dalla prima affermazione che ha fatto la dottoressa sempre qui al mio vlog. I numeri dei morti che adesso sta venendo fuori, ma noi lo diciamo fin dall'inizio, che sono stati gonfiati i numeri dei morti. La dottoressa ha parlato di numero dei decessi gonfiati. Io non so esattamente su che base una persona possa dire che il numero è gonfiato. Voglio dire, si presuppone che sappia il numero vero dei morti in Italia in questi 2 anni e che questo numero non corrisponda a quello che è stato comunicato. Allora, la mia sensazione è che in realtà probabilmente si raccolgono frammenti di informazioni, si mettono insieme e si trasmettono informazioni sbagliate. Il vero problema è, secondo alcuni, l'Italia rispetto ad altre nazioni ha attribuito una parte dei morti del Covid all'infezione, laddove queste persone avevano altre patologie e probabilmente sarebbero morti comunque. Ed è il famoso distinguo tra morire per il Covid o morire con il Covid. Detto questo, però, su 150.000 morti, questo probabilmente andrà a incidere quanto vuole incidere. Diciamo che incide sul 10%. Diciamo che invece di 150.000 sono 135.000 morti. Nei fatti non cambia nulla. Cioè, nei fatti abbiamo avuto comunque centinaia di migliaia di morti per il Covid, che è un fatto innegabile. Io credo che chiunque a Pescara, che ha vissuto un momento drammatico a gennaio-febbraio 2021, conosca qualcuno che è morto di Covid. Quindi questa idea dei numeri gonfiati non è vero. È vero, ribadisco, che rispetto ad altri paesi europei, tipo la Germania, c'è stata la tendenza ad attribuire al Covid delle morti che probabilmente erano tali che il Covid era una concausa e non l'unica causa. Cioè, mi sembra impossibile che l'Italia sia la prima in Europa, se non addirittura nel mondo, per mortalità, per letalità del virus. È la prima per ricoveri di Novax, mentre in paesi super vaccinati viene dimostrato esattamente il contrario. E non è vero che in terapia intensiva ci vanno i Novax. Accade solo in Italia questa cosa, secondo la dottoressa? No, in questo momento i dati, allora, noi chiaramente riceviamo i tamponi facendo l'analisi della terapia intensiva e abbiamo fatto degli studi di due tipi: uno, vedere che tipo di variante avevano quelli che andavano in terapia intensiva, e fin quando c'è stata la Delta era 50% Delta Omicron. L'altra è quindi, da un lato, caratterizzare il virus, dall'altra caratterizzare l'ospite, e l'ospite nel 90% dei casi era una persona che non era vaccinata, e nel 10% fondamentalmente, quando erano vaccinati, erano persone con pregresse patologie. Questi sono i dati che poi non si vede, perché uno dovrebbe inventarsi nei fatti, perché anche lì quale sarebbe l'interesse a dire non è vero? Nei fatti, da tutti i reparti in Abruzzo e anche poi a livello italiano, i dati sono sovrapponibili, la stragrande maggioranza è data da non vaccinati. Chi fa la terza dose? La maggior parte di chi fa la terza dose si ammala subito dopo. Chi fa la terza dose si ammala subito dopo. Allora, se parliamo della risposta al vaccino, così come la prima e la seconda, c'è una variabilità enorme individuale tra le persone, per cui c'è chi, io ho fatto 3 dosi e non ho avuto nulla in tutte e 3 casi. Anch'io, professore, siamo in 2. Devo dire che i miei collaboratori più giovani, qualcuno è stato 2 giorni a casa con la febbre, ma... Quindi cosa vuol dire si ammala? Se si ammala si intende che ha la reazione al vaccino, sì, ma è una reazione, uno degli effetti collaterali del vaccino, poi passa. Se intendiamo si ammala di Covid, no, nella maniera più assoluta. Chi ha fatto 3 dosi si può infettare, questo è visto, ma raramente ammala con sintomatologie importanti, insomma, nella maggior parte dei casi
lì è un raffreddore. Quando si dice Omicron dà un raffreddore, sì, nei vaccinati a 3 dosi, perché attenzione, perché in terapia intensiva c'è gente infettata da Omicron, i non vaccinati. Certo. La gente non sa che si può curare il virus, non lo sa. Che il Covid si può curare. No, questa allora, è un'affermazione importante, direi, no? Allora, il Covid, la malattia Covid, per lo più è rappresentata da una risposta esagerata del nostro organismo all'infezione. Quindi dobbiamo distinguere due cose, l'infezione e la malattia grave. La malattia grave quando parte, perché questo o uno c'è stato, permettetemi, al fronte, oppure non sa di cosa parla. Noi abbiamo visto con i colleghi, per esempio, che fanno le risonanze magnetiche, persone che ai primi sintomi andavano a fare un attacco, una risonanza, e gli era rimasto un pezzetto così di polmone. Cioè, nel senso che erano persone già devastate ancora prima che la sintomatologia fosse grave. Allora, quello, anche i farmaci di cui si parla adesso, sono farmaci che riescono a intervenire sulla replicazione virale, quindi a evitare che il virus si moltiplichi troppo all'interno dell'organismo. Ma la malattia Covid, quella grave, fondamentalmente è una risposta dell'ospite, e quella quando parte è tardi. Quindi non è vero, quindi che il Covid non si può curare. Ma assolutamente no, in questo momento no. 2 anni e mezzo in cui non si è messo a punto una terapia che sia valida. Quindi non c'è ancora una terapia valida. No, abbiamo adesso i primi casi. Allora, ci sono dei protocolli terapeutici, no? C'è stato il tentativo con i sieri iperimmuni, gli anticorpi monoclonali, che sembra che funzionino. Però non esiste non esiste la pillola miracolosa per quando io ho il Covid, perché se fosse così, tutto questo investimento anche economico sulle vaccinazioni, che senso avrebbe? La realtà è un esempio molto chiaro. Prima dei vaccini noi abbiamo avuto circa 120.000 morti. Da quando sono apparsi i vaccini, nel giro di un periodo che è l'equivalente a quello in cui avevamo avuto 120.000 morti, abbiamo avuto molti più infettati, perché Delta e Omicron erano mostruosamente più infettive rispetto al ceppo originale, e un numero di morti ridicolo rispetto a quello che avevamo prima. Lì che cos'è che è intervenuto? La terapia? No, perché la terapia stanno uscendo adesso i primi farmaci, è intervenuta la vaccinazione. No, io farei di pagare extra ai provax che si ammalano. Richieste di far pagare degli extra ospedalieri ai ricoverati Novax. Lei ha rovesciato questa ipotesi dicendo che assolutamente deve essere il contrario, cioè chi è che deve pagare il Provax, l'extra sanitario. Allora, perché debba pagare il Provax non lo so. Allora, ragioniamo sull'altra ipotesi, che è estrema, però si basa su un concetto. L'Italia ha un sistema sanitario e ti passa gratuitamente il vaccino. Allora, ti dà un presidio di protezione. Nel momento in cui io mi chiamo fuori dal sistema sanitario perché rifiuto di fare il vaccino, la domanda è: dovrei a quel punto finire in una logica di tipo privato, come negli Stati Uniti, dove le cure me le pago, nel momento in cui non ho accettato l'offerta del sistema sanitario nazionale pubblico di darmi gratuitamente una prevenzione? Poi, nei fatti, è una cosa che spesso si dice, non è stata fatta, in realtà non è stata fatta, probabilmente ritengo anche che non sia giusto farlo. Ma sentir dire che dovrebbero pagare i Provax, lì veramente non lo so, anche perché non capisco qual è la logica. Ma lei è vaccinata, a proposito? Perché ma assolutamente no, perché conosco una parola che forse lei non conosce, che si chiama epigenetica. Ma in realtà si vive benissimo senza saperlo. A meno che uno non faccia... Beh, io faccio il giornalista, appunto, quindi. Se uno fa il sono scusato allora, almeno da parte sua, perché no, mi era sembrato. No, a meno che uno non faccia il genetista come me, allora lo deve sapere. Però attenzione, saperlo vuol dire saperlo bene, non dire che l'epigenetica è che l'RNA influenza l'attività del DNA. L'RNA, il DNA non lo vede mai, perché il DNA è nel nucleo, l'RNA è nel citoplasma. L'epigenetica è un concetto molto importante, è una disciplina nuova che studia in che modo l'ambiente può influenzare l'attività dei geni. Ma per ambiente non si intende il vaccino. Se io facessi una lista delle cose che hanno un effetto epigenetico, la gente probabilmente smetterebbe di mangiare, perché nel cibo che noi compriamo nei supermercati c'è una quantità di agenti che hanno degli effetti epigenetici nocivi che è devastante.
Faccio un esempio: perché noi abbiamo adesso un'epidemia di bambini obesi? Perché questo dipende non tanto neanche da quello che hanno mangiato loro, ma da quello che hanno mangiato le generazioni precedenti, che ha modificato la funzione dei geni man mano, per cui adesso questi bambini, noi abbiamo nel mondo qualcosa con 32 milioni di bambini obesi sotto i 5 anni. È un'epidemia. Allora, l'epigenetica è una cosa terribilmente seria, ma non c'entra niente, non è l'RNA che torna nel DNA. Sono una serie di fattori ambientali, lo stress, l'alimentazione, l'inquinamento, ce ne sono tanti. I vaccini, no, non è stato assolutamente dimostrato che abbiano un effetto epigenetico. Esistono tre concetti nella scienza di questo momento che sono in contrasto totale su quello che ha fatto il governo, e si chiama PNEI, psiconeuroendocrinoimmunologia, significa che le emozioni, lo stato emozionale controlla la risposta immunitaria, capisce che significa 3 anni di terrore. E poi vorrei anche un suo giudizio su il PNEI. Allora, la psiconeuroendocrinologia è una disciplina anch'essa importante, però, attenzione, facciamo anche un po' di riassunto. Nei secoli scorsi andavano avanti certe teorie, molto alla moda, molto lette, molto tipo Grodek, che diceva a una persona viene il cancro perché ha l'umore depresso. Va bene. Ora, noi sappiamo adesso che detta così non aveva senso, però sappiamo che, sempre per motivi epigenetici, gli stressors, lo stress, ha una capacità di influenzare la nostra salute. Ma dobbiamo sapere quali sono i meccanismi biologici reali, non che a quel punto decidiamo che tutto quello che succede è legato a fattori psicologici, perché non è così. Faccio un esempio: una grandissima quantità di studi nuovi sull'autismo ha fatto scoprire una cosa impensabile prima, e cioè che probabilmente nell'autismo c'è un problema intestinale, c'è un problema dell'alterazione della flora intestinale. Siccome esiste un asse intestino-cervello, questa alterazione di permeabilità della mucosa intestinale lascia passare dei fattori tossici che poi danno dei problemi nel neurosviluppo. Quindi addirittura il contrario del concetto base, che lo stress fa venire le malattie. In questo caso una malattia intestinale ti dà un problema dello sviluppo. Sì. Tant'è che una terapia che si fa sperimentalmente per l'autismo è il trapianto di feci, per trapiantare dei batteri buoni. Allora, se uno si aggiorna, sono tutte discipline importanti, ma se servono poi a dire che tutto è il contrario di tutto, allora no, va bene. Lei deve pensare che ci sono modificazioni nei nipoti di traumi emozionali avuti dalla nonna nei campi di concentramento. Cioè, quello che gli è successo alla nonna a livello emozionale ha modificato epigeneticamente il DNA della nonna e viene trasmesso alla prole. E poi ho appreso che, insomma, ci state modificando geneticamente. Ma assolutamente. Allora, una modifica genetica, dunque, io ne ho sentite tante di fakes, e tra cui alcune veramente che dovrebbero prendere il premio il miglior cabarettista, tipo che se io metto una moneta di 50 centesimi sulla spalla, sì, rimane sì, attaccata, questa l'ho sentita, è girata tanto, è girata tanto. O che se voi vaccinate i bambini quelli saranno sterili. Adesso ipotizzo che qualcuno abbia una macchina del tempo che ha permesso loro di andare al futuro tra 20 anni e vedere se questi bambini sono sterili o meno e tornare indietro, perché sennò non si capisce su che base questi sarebbero. Allora, non stiamo modificando geneticamente nulla. L'RNA è una molecola che non entra nel nucleo nella maniera più assoluta. L'RNA serve a produrre una proteina, che è la famosa proteina S del virus, contro cui noi poi produciamo gli anticorpi. Quindi proprio la modifica genetica dell'RNA, lì la verità è un'altra. Allora, io ho grande rispetto per il singolo soggetto che ha paura della vaccinazione, e faccio sempre questo esempio: se io ho davanti a me una stanza buia, ho paura di entrare, allora ci sono tre possibilità. La prima, che è l'unica corretta, che qualcuno accenda la luce e lo tranquillizzi dicendo: guarda, non ci sono mostri. Quindi che gli spieghi che in realtà la vaccinazione è sicura e che gli effetti collaterali rientrano nel rischio di tutta la nostra vita, perché si muore molto più spesso per la puntura di un calabrone che per gli effetti di una vaccinazione. Allora non andiamo più in campagna, perché certo, sono i calabroni. Quindi prima possibilità, far luce. Seconda possibilità, dirgli:
No, lì c'è buio, ma tu devi entrare per forza, prenderlo e sbatterlo dentro. E questa è la politica aggressiva che a me non piace, quella dell'obbligo di dire tu non devi capire, ma ti devi vaccinare. Secondo me bisogna sempre spiegare e far capire, perché se poi spieghiamo le persone capiscono. La terza, che è quella che però trovo assurda, è che qualcuno dica sì, effettivamente là dentro è pieno di mostri. Su che base? Perché sei entrato? No, io non entro perché lo so che è pieno di mostri e quindi non devi entrare neanche tu. Ma lo so come. Lo so come, esatto. Qual è l'esperienza che mi ha detto che là dentro è pieno di mostri? Allora, mentre io rispetto quello che ha paura a entrare, non rispetto quello che alimenta le sue paure dicendo che esiste tutta questa dietrologia, che non ci vogliono far loro non ci vogliono far sapere. Ogni tanto chiedo, ma chi sono questi loro che non ce lo vogliono far sapere? Quindi alimentare le paure non va bene, non va bene. Allora bisogna avere anche un po' fiducia nella scienza. Non ci dimentichiamo che in questo paese qualche anno fa si volevano spendere 3 milioni per fare una sperimentazione su Stamina. Vi ricordate la vicenda, sì, di Stamina? Sì. Vabbè, Stamina era una cialtronata infinita. Quante persone sanno, perché allora la vicenda nacque da una bambina, anche abruzzese, Noemi, affetta da atrofia muscolospinale, che oggi la scienza ufficiale l'ha prodotto il farmaco e l'atrofia muscolospinale si cura? Questo non lo sa nessuno. Ma che Stamina andasse dicendo, allora, perché c'è una diffidenza verso la scienza ufficiale in Italia, che ha storie antiche, viene dal Siero di Bonifacio, dal caso di Bella, da tutte queste cose qui. Perché loro non ci vogliono far sapere che. Se mi dicessero chi sono questi loro, mi sentirei molto più tranquillo. Professore, io la ringrazio soprattutto per il linguaggio, diciamo, comprensibile anche da parte di noi ignoranti, per dire. Grazie al professor Liborio Stupia, ricordo direttore del laboratorio di genetica molecolare all'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Grazie, magari grazie. Ci ritroveremo presto. Volentieri. Magari per incontrarla anche la dottoressa. Assolutamente sì, nessun problema. Grazie.